mostra d'oltremare è un grande impianto costruito nel 1938 con l'ideazione di due grandi architetti dell'epoca, Carlo Cocchia e Luigi Piccinato, che idearono questo impianto multifunzionale con una grande armonia tra architettura verde e fontane e opere artistiche. Qui alla nostra sinistra vediamo la grande arena flegrea, progettata appunto sempre nel 1938 dall'architetto Giulio De Luca, che a soli 26 anni progettò questa magnifica struttura su un modello di arena greca. Si è iniziato questo lavoro recupero di questo patrimonio che era diventato un grande condominio indistinto, in spregio molte volte alla vocazione architettonica e alla valenza di questi edifici. Anni le gallerie hanno svolto un lavoro molto importante. Quello che è cambiato adesso è che partecipa alle attività culturali anche il pubblico, sempre riguardo diciamo all'arte contemporanea. E questa è una grande novità che ha reso la città ancora più vivace. Maggiore dovrebbe essere quella di riuscire a continuare in un contesto più strutturato, più istituzionale, l'attività che si è riusciti a fare in situazioni quasi di fortuna, appunto lavorando in musei che occupavano di altre cose oppure appunto addirittura nelle strade della città. Rebecca Horn è stata una di quelle artiste che ha fatto una delle grandi installazioni a Piazza del Plebiscito, proprio usando questi teschi, e quindi in realtà ha riproposto qui al museo una versione diciamo più intima di questo lavoro. È una, è doia, è una doia, è tre, è quattro, una, è doia, è come amaro sta qua, sante una.